cuore della Bessa Mongrandese si trova il Castelliere, sito archeologico di origine preromanica scoperto nel 1963. Questo luogo è immerso nel bosco, è molto caratteristico ed avvolto nel mistero. Da anni il Castelliere è oggetto di studi e di interventi archeologici, che hanno portato a varie ipotesi sulla sua origine e sulla sua funzione. Tali studi sono culminati nel 2005 in un intervento dell'ente di gestione aree protette Baragge Bessa Brick in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, che hanno studiato e reso visitabile il sito. Le ricerche ed i lavori eseguiti, tuttora in corso, hanno portato alla formulazione di varie teorie. Le origini del sito, dedotte dai reperti analizzati, risalgono al IV secolo avanti Cristo, quando le nostre terre erano occupate da popoli celtici. Il Castelliere è fortemente caratterizzato da vasche in pietra per la raccolta di acqua e da una rete idrica ramificata nei muri a secco, che collega le vasche. Sulla sommità della costruzione si trova una vasca a base rettangolare che potrebbe essere una tomba. La rete idrica poteva essere legata a riti religiosi, oppure al normale approvvigionamento per uso pratico in un villaggio abitato. In questi anni si è aperto un vivace dibattito sulle varie ipotesi formulate. Il termine stesso Castelliere fa pensare alla presenza di fortificazioni che per ora non sono state rinvenute.